ridotto in pessime condizioni lo storico Bar Pino, conosciuto anche come Bar Vittorio, lo storico locale di via Rodolfo Grimaldi Casta ad Ostia. L'ultimo atto vandalico è di pochi giorni fa, quando ignoti, danneggiando la struttura, si sono rifugiati al suo interno. Dopo decenni di attività, 2 anni fa inizia il declino. Il decimo municipio ritira la licenza ai titolari per morosità e per abusi edilizi commessi nella costruzione del pergolato. Intanto l'intero locale torna ad essere di proprietà comunale. Dal 2017 sono arrivati i primi sigilli ed ora sono più di un anno che il locale è all'abbandono e al degrado più totale. Mio padre rilevò questo locale dall'aprile degli anni 80 e i vecchi di Ostia ci conoscono tutti benissimo perché siamo un punto di riferimento di questo quartiere. C'è stata fatta una revoca della concessione e annullamento delle licenze. Ovviamente tutto questo è nato perché mio padre è stato in fin di vita con una doppia embolia polmonare. E quindi con mia madre decidemmo di tutelare le licenze, visto che sono le vecchie licenze, quelle dalla prima alla settima tabella, e dopo 7 anni il municipio ha detto che praticamente non andava bene. C'è un motivo per cui ve le hanno revocate? Guarda, è partito tutto da questa struttura, che poi ci sono delle cause pendenti, sia penale per quanto riguarda questa e civile per quanto riguarda le licenze, e ci è stato contestato abusivismo edilizio. Ora però questa struttura è qui dal 98, come potete ben notare è tutto poggiato a terra, non è nulla fissato, però praticamente la pietra dello scandalo è partita tutta da qui. È uscito fuori praticamente un contenzioso comunale dove noi abbiamo sempre chiesto di fare una rateizzazione, ci è stata fatta una rateizzazione con cartaceo ovviamente, da tutto. Una DD che dovevamo praticamente in 60 giorni dovevamo mettere tutto a posto. Ovviamente questo contenzioso è uscito fuori da un mancato guadagno e risarcimento danni che noi chiedemmo quando ci fu l'occupazione per 14 anni di Spazio Camino. Si è venuto a sapere che alcuni affitti che noi pagavamo al tesoriere o al cassiere che c'era praticamente del comune non sono mai stati pervenuti. Motivo? Sapete qualcosa? No, assolutamente no, appunto. Ci sono queste cause, ora ovviamente chi è per una cosa, chi per un'altra, alla fine chi ci ha rimesso siamo noi che dopo 40 anni praticamente siamo stati messi in mezzo alla strada, era tutto bello curato e pulito. Adesso addirittura sono venuti anche a dormire l'altra notte e mio padre ha avuto un incontro diretto con chi stava all'interno del locale. La vicenda non è affatto semplice, quel che è certo è che la struttura versa nel degrado più totale ed è completamente abbandonata. E questo in una zona ancora oggi considerata una delle più belle di Ostia, un vero peccato.